Boom di ascolti per la prima serata del 68esimo Festival di Sanremo. Quasi 12 milioni gli spettatori incollati davanti lo schermo per seguire la gara sotto l'attenta direzione di Claudio Baglioni sul palco assieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Mattatore assoluto, il super ospite è Fiorello. Protagonista come sempre la musica con i 20 big che si sono esibiti sul palco dell'Ariston. Questi i pareri degli esperti del mondo musicale nisseno dopo la prima serata. Allora, Festival di Sanremo, positivamente l'apertura, perché Fiorello è stato un grande, è veramente un grande, ha saputo anche improvvisare sul fatto, diciamo, dell'ospite inaspettato sul palco. Per quanto riguarda le canzoni, certo, c'è una media d'età molto alta, è un po' quella, diciamo, quella musica che non troverà mercato sicuramente tra i giovani, assolutamente, anzi io penso che i giovani non vedranno mai questo festival. Ha ragione Fiorello quando dice ormai seguono i social, seguono questo altro tipo di comunicazione musicale. Comunque è sempre un evento da seguire perché ogni artista poi chiaramente trova il suo spazio, trova il suo modo di esprimersi. Per esempio io ho apprezzato moltissimo Elio e le Storie Tese, per esempio, che hanno sfruttato, tra virgolette, sfruttato, diciamo, il festival per salutare tutti i loro fan, perché adesso Elio chiaramente dopo una gloriosa carriera, non dimentichiamo che tutti i dischi di Elio sono stati dischi d'oro, anche magari qualcuno non lo sa, non è un gruppettino così, per salutare i loro fan. Devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla decisione di prendere dei testi importanti, testi importanti come quello di Giovanni Caccamo o come quello appunto di Diodato con Roy Paci o ancora Renzo Rubino. Insomma, sarà da vedere durante queste serate quello che succederà. Sicuramente i testi, prima di entrare dentro, hanno bisogno di tempo, hanno bisogno di essere ascoltati e ancora ascoltati, come per esempio la leggenda di Cristaldo e Pizzomunno. Per il resto aspettiamo le prossime puntate. Ciao. Questa nuova filosofia dettata da Claudio Baglioni penso che sia un po' vincente rispetto alle passate edizioni. È vero che in alcuni momenti lo spettacolo ha un po' deluso, almeno per la mia personalissima visione. Però resta sempre un festival importante, nazionale, popolare. Probabilmente in questo momento storico c'è necessità di ascoltare delle canzoni un po' più leggere in passato.